sogni. Sei su Radio Dream On Fly.
la stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. Sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio vestiti a caso su una sedia, resto in attesa.
lavoro, ma sembri magica. Quanto tempo perso, la vita quasi mi supera. Resto qui adesso che si spegne la città. Bastava un sogno carioca, cancellare ogni momento in una volta sola, meglio spazzati via dal vento che ogni tua parola. Ora vedo nel buio il tuo viso da passi da me. Non hai scuse per tenermi lontano da te, occhi scuri e pelle carioca. Pensi, non me ne importa di quel che senti, non mi ricordo neanche chi sei tu. Voglio sorridere dei miei sbagli, voglio rivivere sogni immensi, voglio una vita che non finisce più. Prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. We'll be right back.
Saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Raccomandiamo inoltre prudenza per le nevicate sparse segnalate su gran parte del territorio piemontese. Vi ricordiamo in chiusura che per condizioni meteo avverse sul proseguimento in territorio svizzero della statale 33 del Sempione è attualmente vietato il transito ai mezzi pesanti con rimorchio e semirimorchio. Si precisa che la statale 33 è attualmente percorribile a tutte le categorie di veicoli fino al confine di Stato. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream On Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa.
forti venti di libeccio alimentano una perturbazione atlantica foriera di precipitazioni, anche piuttosto intense, su buona parte del nostro paese. Al mattino le piogge interesseranno soprattutto il nord-est, la Liguria, le regioni tirreniche e la Sardegna, con la neve che potrà scendere anche copiosa, ma a quote elevate, più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio condizioni di moderato o forte maltempo al centro e sulla Campania, con rischio di locali nubifragi, specie tra Lazio, Abruzzo e Molise. Piogge diffuse anche al nord, anche forti su Liguria di Levante, Friuli, Venezia Giulia, più asciutto sui litorali adriatici e all'estremo sud. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Novità, con voi c'è Andrea T per lo spazio dedicato alla musica nuova. Una produzione tutta italiana, quella che segnaliamo quest'oggi. Lei si chiama Shybel e il suo singolo porta il titolo di On My Way. Parla di una ragazza che ha scelto di dare una svolta alla propria vita e che è stata delusa molte volte, ma che ora è molto più forte. Disco novità con Shybel, questa è On My Way. Disco novità. Radio Dream On Fly, con noi fai
decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Anche oggi abbiamo tantissimi ospiti che ci vengono a trovare, ovviamente telefonicamente, ed è il momento di incontrare una professionista, la dottoressa Gambino Loredana, che ho raggiunto telefonicamente, amministratore delegato di Top Partners. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno a tutti voi. Allora, ci incontriamo in questa occasione dove ci sono tantissimi ascoltatori che stanno seguendo la nostra lunga maratona radiofonica, ovviamente moltissimi gli imprenditori che in questo momento sono collegati insieme a noi. Perché l'abbiamo contattata, dottoressa? Perché vorremmo che lei ci parlasse di che cosa è Top Partners. Con molto piacere. Allora, Top Partners è da 13 anni l'ufficio acquisti della piccola e media impresa italiana, quindi un aiuto concreto per le centinaia di migliaia di partite IVA, commercianti, aziende, anche non PMI, anche grandi aziende, sì, che hanno bisogno di servizi per funzionare, quindi per scegliere nuovi fornitori invece di utilizzare Google piuttosto che mezzi che non danno nessuna garanzia sulla qualità dei servizi e dei prodotti che si vanno a reperire. Top Partners aiuta appunto a selezionare i migliori tra oltre 400 servizi attualmente. Oh, beh, è meraviglioso. Tra l'altro mi sembra di aver capito che esiste un catalogo distribuito gratuitamente per fare questo, è un servizio che viene ulteriormente offerto alle aziende. Assolutamente, quindi noi siamo digital, al 90% digital, chiaramente abbiamo oltre 10 siti web. Sì. toppartners.it, poi cartacarburante.it, preventivi auto, preventivi furgoni, drug test, pausa caffè, buoni pasto, buoni regalo, e uno dedicato alla mobilità sostenibile che si chiama I Move Green, ma anche una volta l'anno pubblichiamo una guida che è appunto cartacea, perché moltissime aziende hanno ancora piacere di avere qualcosa di concreto tra le mani. E che è sempre un piacere, dottoressa, mi permette. È sempre molto piacevole, no? Toccare con mano, sì, queste brochure, diciamo. Sì, e poi credo che la guida dia anche una panoramica di quelli che sono i nostri partners, quindi grandissime aziende che vanno da American Express a Nissan, Ford, Edenred, passando per veramente tutta una serie di fornitori, dalla sicurezza sul lavoro a Kuwait, UTA, DKV. Quindi questo è importante, capire che c'è una realtà molto solida dietro. Esattamente, c'è una varietà di offerta incredibile, perché mi pare che siete arrivati a identificare oltre 400 fra i servizi più utili alla gestione aziendale. Esatto, questi servizi ovviamente quando si è nati 13 anni fa erano una cinquantina e li abbiamo identificati con l'aiuto dell'Associazione Direttori Acquisti Italiani e il gruppo di studio di Microsoft PMI, e quindi in primis i servizi più richiesti dalle aziende sono le auto, sì, i buoni pasto, il welfare, le carte carburanti. Quindi man mano noi siamo andati poi a completare questa selezione anche con servizi più innovativi, tipo il welfare. Il welfare è, sì, uno dei temi del momento, sì, e quindi noi stiamo cercando di portare alle PMI anche queste informazioni. Io arrivo dalla grande azienda, quindi chiaramente nella grande azienda sono tematiche che sono note, sì, nelle PMI dove adesso io mi trovo, perché la mia azienda ha meno di 20 dipendenti, ho capito che dobbiamo fare tutto da soli e quindi diventa complicato. Certo. Uno ha bisogno d'aiuto. Beh, io credo che lei sia riuscita a spiegare in maniera egregia perché una azienda dovrebbe rivolgersi a Top Partners, assolutamente.
Sì, diciamo che noi abbiamo una doppia anima. Da una parte siamo questo consulente gratuito che ti garantisce una risposta entro 48 ore, quindi per chi non ha un ufficio acquisti dedicato è fantastico. Certo. Dall'altra invece siamo in grado di aiutare le aziende che vogliono trovare nuovi clienti come un'agenzia di comunicazione a 360 gradi con campagne di email marketing, SMS, DM, video, social, telemarketing. Quindi ecco, questa è la nostra doppia anima. È bellissimo, e allora a questo punto non possiamo fare nient'altro che dare i riferimenti per tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento per poter eventualmente approfondire ulteriormente il discorso, magari dando il numero di telefono in questo momento che è lo 02 903 63461, è corretto dottoressa? Esatto. E poi esatto. Naturalmente c'è il sito che è, direi molto molto bello, che spiega molto bene come funziona con tutti i vantaggi e c'è anche il catalogo ovviamente da sfogliare che è toppartners.it. E direi che aggiungerei soltanto la mail che in questo magari periodo potrebbe essere anche utile, info@toppartners.it e sì. Poi sul sito trovate anche un chatbot, visto che in questo periodo purtroppo non siamo in ufficio, potete comunque lasciarci dei messaggi anche lì e sarete immediatamente richiamati. Anche perché attualmente stiamo un po' tutti lavorando un po' con da casa o comunque certo. Ognuno in separata sede, ecco, diciamo. È proprio così. Noi siamo operativi in smart working. In esatto, effetti. Esatto, come noi anche del resto. Intanto la ringrazio per aver accettato il nostro invito e se lo desidera a noi farà molto piacere ospitarla nuovamente per magari altri nuovi aggiornamenti, perché no? Volentieri, perché stiamo per lanciare il sito welfare aziendale che è di estrema attualità in questo periodo, dove daremo tantissime informazioni sullo smart working e su altre tutte le tecnologie che sottendono al poter lavorare anche in questo periodo, perché ci teniamo a essere vicini alle aziende sempre, anche adesso più che mai. Grazie dottoressa, grazie, le auguro buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Vi ricordo che è possibile riascoltare questa intervista su tutte le piattaforme come Apple, Spotify, Google, Castbox, Deezer, Podchaser e iTunes, insieme a tanti altri contenuti dedicati a personaggi della musica, della cultura e dell'imprenditoria nazionale ed internazionale. Da Mariella Vitale, grazie e a risentirci. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Continuano i nostri amici professionisti venuti a trovarci, li raggiungiamo tutti telefonicamente ovviamente in questa giornata e adesso andiamo a incontrare un altro professionista che si chiama Enrico Tavernese della Carrozzeria Poliziano di Torino, che saluto subito. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie. Allora, io, signor Tavernese, avrei piacere che lei ci spiegasse, anche se magari sembra facile, non dice vabbè, una carrozzeria poliziana cosa fa? Aggiusta le macchine. E invece non è proprio esattamente così, perché che cosa succede? Quante cose fate alla carrozzeria poliziano? Giustamente mi trovo spesso a dover presentare la mia azienda e a declinare tutte le attività che facciamo, molto spesso me ne dimentico alcune. Noi nasciamo come carrozzeria, appunto, come core business, ma una lunga tradizione di famiglia. Sì. E poi da 7 anni a questa parte gestisco con mia moglie l'attività, che ne fa sempre mutata. Sì. E abbiamo prodotto una serie di altre attività connesse, che sono la meccanica o meccatronica, come si chiama oggi. Sì. Il servizio gomme, di cui facciamo anche deposito, siamo anche un centro cristalli, quindi cambiamo parabrezza, vetri in genere. Per quanto riguarda l'attività dei parabrezza, che poi non sono mai collegata, mi piacerebbe fare una nota sui sistemi ADAS, che sono sistemi moderni. Sì. Hai presente le macchine odierne?
guidano da sole, cominciano a guidare da sole. Sì. E per guidare da sole hanno tutti questi sistemi radar, telecamere. Sì, 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 sì. I famosi BBBBB, quelle cosine lì, ecco. Esatto, sì. Ogni qualvolta si deve sostituire un parabrezza oppure fare una riparazione e smontare un radar di questi, vanno poi calibrati. Ecco. Per fare la ricalibratura serve uno strumento particolare, sì. Il costo anche è particolare, sì. Beh, certo. Motivo per cui non sono in molti ad averlo. Noi siamo uno dei pochissimi centri sul territorio torinese ad avere uno di questi, di queste attrezzature, e possiamo fare la ricalibratura dei radar e delle telecamere. Beh, non è una cosa semplice, effettivamente bisogna anche specializzarsi in questo, perché sono nuove esigenze, no? Sulla base delle nuove vetture che hanno degli optional e delle apparecchiature decisamente più sofisticate rispetto alle precedenti. Quindi non è necessario avere un sinistro per rivolgersi alla carrozzeria poliziano? Assolutamente no, benché ovviamente noi viviamo come core business di carrozzeria, gestiamo il sinistro e tendiamo a non menzionarci con le compagnie di assicurazione, perché certo, comunque una serie di altri servizi ci possono legare al cliente, però appunto possiamo svolgere tanti altri servizi. Uno di questi servizi che svolgiamo da un paio d'anni con soddisfazione anche devo dire personale, sì, sono gli allestimenti per disabili. Noi da un paio d'anni a questa parte appunto facciamo sia quello che sono gli allestimenti di guida e quelli che sono gli allestimenti di trasporto appunto per i disabili. Ecco, una domanda che le volevo fare, signor Tavernese, è cercare di capire. Io sono rimasta ancora qualcosa, mi ricordo insomma di quando ero più ragazza, avevo avuto modo di conoscere e di vedere un'automobile allestita per una persona disabile, e ricordo che c'era il volante che si schiacciava per fare l'acceleratore. Sono cambiate molte queste disposizioni, sono cambiati molti questi allestimenti, sono più smart, sono più comodi oppure no? Siamo ancora così? Ma guardi, allora, innanzitutto come tutte le cose si evolvono, certo, e quindi anche gli allestimenti si sono evoluti nel frattempo, però alcuni di questi sistemi sono tendenzialmente gli stessi, quantomeno come concetto. Quindi ecco, sì, quello sì, che sì, citava sì. È quello che in gergo si definisce il cerchiello, sì. E quindi il cerchiello c'è ancora con una serie di accortezze che appunto magari più confortevole, no? Perché non era molto comodo, io ricordo. Esatto, che sì, ma infatti adesso ci sono dei cerchielli che sono estraibili, quindi che possono permettere al disabile che guida la vettura di appunto poterla guidare, sì, altrimenti senza non potrebbe, certo, ma anche di poterla estrarre e far guidare a un normodotato la vettura senza avere ecco, l'impaccio di avere il cerchiello al volante. Ho capito. Sì, mi scusi. Abbiamo anche la possibilità di far sì che una persona possa trasportare un disabile, quindi sì, allestire i mezzi con dei dispositivi per trasportare il disabile stesso. Certo, che abbia necessità di essere adagiato o comunque fatto entrare nella vettura direttamente con la carrozzina oppure senza la carrozzina. Esattamente. Che sono due esigenze diverse rispetto. Sì, oppure semplicemente agevolarne l'ingresso, perché ci sono dispositivi tipo il sedile girevole, sì, che permettono al disabile di entrare dentro il veicolo in modo più agevole che non con il sedile come classicamente lo vediamo. Sì, anche per l'accompagnatore devo dire, no? È molto più facile, no? Meno difficoltoso, faticoso anche, no? Dover spostare il disabile, farlo alzare dal sedile, metterlo sulla carrozzina, insomma sono tutte operazioni che A, richiedono molto tempo, B, bisogna fare molta attenzione perché sono operazioni abbastanza delicate e spesso si fanno, cioè molte volte un disabile non esce di casa perché non ha questa possibilità. Esatto, assolutamente, infatti è proprio per quello che
mi ha dato molto in termini umani, sì, perché nel momento in cui riesci a risolvere un bisogno di una persona, bravo, bravo. Questo sì, spirito comunque ti lascia sì, qualcosa, sì, indipendentemente dal business che ci stia dietro, però è una incredibile, di buono. Bravo, è una incredibile sensazione di indipendenza e di libertà, un allestimento che possa agevolare sia che il disabile possa condurre personalmente la vettura, sia che debba essere accompagnato con la vettura, quindi è assolutamente preziosa come specializzazione. Questa mi piace anche personalmente poterla mettere in risalto. Come possiamo fare per entrare in contatto con la carrozzeria Poliziano, ma indipendentemente dall'ovvio numero di telefono, insomma, c'è un sito? Noi abbiamo un sito che è www.carrozzeriapoliziano.it, all'interno del quale ci sono appunto declinati i servizi che facciamo e anche ovviamente tutti i nostri contatti. Sì. Abbiamo la nostra pagina Facebook che appunto sempre risponde al nome Carrozzeria Poliziano. E poi una email, un numero di telefono, insomma. Sì, sì, allora se la posso dare qui, l'email sì, principale è info@poliziano.it, sì, il numero di telefono di base dell'ufficio è 011-855-686. È facile. Facile. È facile da ricordare, che comunque è operativo, no? Non siete fermi. Allora, comunque sì, bravo, bella domanda. Noi da lunedì 6 rientriamo all'opera quasi in totalità, ovviamente abbiamo dovuto fare accesso alla cassa integrazione come sì, quasi certo, tutti hanno dovuto fare in questo momento di ferma, sì, però anche seppur a ranghi ridotti, lunedì saremo quasi tutti di nuovo operativi, quindi... quindi ci siete, possiamo utilizzare lo 011-855-686, lo possimo utilizzare, esatto, già da lunedì. Assolutamente sì, da lunedì mattina ritorniamo a rispondere anche al telefono. Meraviglioso. Tra l'altro, sì, mi viene da proporre anche il fatto che stiamo lavorando per sanificare anche gli interni delle vetture. Ecco, ecco. Questo periodo sì, richiede anche questa attività. E quindi se qualcuno degli ascoltatori vuole prenotarsi per fare questa attività, noi ci stiamo predisponendo per farlo. Eh sì, anche perché d'ora in avanti sarà un nuovo modo di vivere, no? Tutta la nostra quotidianità, anche attraverso queste operazioni che passano dai luoghi di lavoro alle proprie abitazioni e anche un luogo che frequentiamo tantissimo, che è l'abitacolo della nostra vettura. Assolutamente, tra l'altro noi lavoriamo anche per la Croce Rossa e lo stiamo già facendo anche con loro, quindi possiamo chiedere informazioni per magari prenotare il trattamento, chiedere informazioni su quanto costa, insomma, come è possibile magari in breve poterlo ottenere, perché sa, prima si fa, secondo me meglio è. Non so se anche lei ha questa sensazione, però forse è meglio farlo, no? Sì, sì, da non saper né leggere né scrivere, meglio farlo. Esatto, esatto. Bene, allora ringrazio davvero Enrico Tavernese della Carrozzeria Poliziano, ci ha dato delle informazioni davvero molto molto utili e che possono fare in modo che la nostra vita, perché no, per quanto riguarda molte cose, sia più comoda e anche più sana in questo caso. Certo. Grazie, grazie, grazie. A risentirla presto, presto, l'aspettiamo ancora qui su Radio Dream on Fly. Buona serata. Grazie, buona giornata. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.
ci sei. E tu che ci stai, se sei senza dei. Sulla base sono bulletproof. Senti nello stomaco che pompa il sugo. Calpesto la strada con le pane siaga. Ti porto dove il crimine ripaga. Per i bim bim mi dici di sì. Ti riempi quella borsa di bim bim. Cosa te ne fai di tutto questo oro? Per te gli darei anche l'ultima Marlboro. Non siamo ancora usciti come le mie Nike. Mi odiano perché no, non saranno mai. Milano Vice, DJ Ue, troppo ice. Addosso quanto oro. Come se fosse un ragazzo. Sei su Radio Dream On Fly. La bamba! Yeah.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly.
Con me volando intorno.
una buona serata a tutti voi. Per neve sulla A33 a Sicunio è istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bra Marene in direzione Cuneo. Sulla statale 24 del Monginevro è in atto il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 26 tonnellate tra Cesane e Clavier a causa della neve. Sempre per neve è in atto il divieto di transito ai mezzi pesanti con rimorchio e semirimorchio sul proseguimento in territorio svizzero della statale 33 del Sempione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dreamonfly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Forti venti di libeccio alimentano una perturbazione atlantica foriera di precipitazioni, anche piuttosto intense, su buona parte del nostro paese. Al mattino le piogge interesseranno soprattutto il nord-est, la Liguria, le regioni tirreniche e la Sardegna, con la neve che potrà scendere anche copiosa, ma a quote elevate. Più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio condizioni di moderato o forte maltempo al centro e sulla Campania, con rischio di locali nubifragi, specie tra Lazio, Abruzzo e Molise. Piogge diffuse anche al nord, anche forti su Liguria di Levante, Friuli, Venezia Giulia, più asciutto sui litorali adriatici e all'estremo sud. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Novità, con voi c'è Andrea T per lo spazio dedicato alla musica nuova. Una produzione tutta italiana, quella che segnaliamo quest'oggi. Lei si chiama Shybel e il suo singolo porta il titolo di On My Way. Parla di una ragazza che ha scelto di dare una svolta alla propria vita e che è stata delusa molte volte, ma che ora è molto più forte. Disco novità con Shybel, questa è On My Way. Oh,
Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, sono Mariella Vitale e siete su Radio Dream on Fly. Oggi incontriamo uno dei tanti professionisti che spesso ci vengono a trovare e che conoscete benissimo per le sue molteplici attività, ma quella di cui vorremmo parlare insieme a voi questa mattina e vorremmo farvi conoscere meglio è un'attività che si è creata nel momento in cui se ne è verificata la necessità. Intanto saluto Gianluca Bulzomi, che ho raggiunto telefonicamente. Buongiorno, ben trovato. Ciao Mariella, buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi. Allora, stavo appunto dicendo che è cambiato molto nella nostra vita, abbiamo scoperto che esistono delle materie, degli organismi che nuociono alla nostra salute, non solo i batteri ma soprattutto i virus. E proprio sì. In questa ottica è nata da circa 2 mesi oramai una società che si occupa proprio della sanificazione degli ambienti e degli oggetti, insomma di tutto quello che certo. Noi tocchiamo. Sì, è vero, e lo abbiamo fatto non perché mancassero le possibilità, perché di aziende ce ne sono tante, ma proprio perché sempre con lo spirito di voler dare una mano e un contributo abbiamo notato che c'erano molte defezioni, molte questioni ancora irrisolte, lo sono tuttora, soprattutto in primis per difendere noi stessi, quindi nel momento in cui lo facciamo per noi abbiamo detto perché non informarsi e formarci anche per gli altri. Certo. E infatti abbiamo preso e trovato nel mercato una serie di prodotti innovativi che sono in grado di risolvere una buona parte di quelle che sono le problematiche a seconda della propria azienda. Ecco, questo anche credo perché, che sia il valore aggiunto, no? Nel senso sì, che hanno delle caratteristiche. La maggior parte alla fine arrivano con un unico prodotto pensando che sia la panacea di tutti i mali, ma chiaramente non si può pensare che una libreria, anziché un'azienda, anziché che un'attività commerciale possa essere messa in sicurezza con un semplice prodotto, qualunque esso sia. Sì. Quindi questo è il primo punto fondamentale su cui noi battiamo. Ci vogliono non ci vuole un prodotto, ci vuole un processo, quindi un sistema che metta in sicurezza l'ambiente, sì, e che soprattutto, e lo vediamo tutti i giorni, sia in grado di ristabilire la curva della fiducia nei propri collaboratori e nei propri clienti. Certo, ma Gianluca, quanto è importante lavorare in serenità, cioè quella sensazione di tranquillità che ti permette di, insomma, fare il tuo lavoro? Beh, è fondamentale, perché se l'imprenditore, se l'artigiano non ha la tranquillità di poter riprendere il suo lavoro dovendo inseguire anche i clienti nell'ambito della riapertura, questo diventa un problema e non riesce a concentrarsi su quelle che sono le cose principali, ma ciò che deriva da questi mesi, da questa comunicazione, anche mi permetto di dire fatta male, perché ha creato comunque un panico smisurato nelle persone, è assolutamente da riprendere. Certo. E quindi è un lavoro in più che l'attività commerciale o l'imprenditore devono fare. Quindi è nata Sanificare, questa società, sì, che ha messo a punto tutto un protocollo per sanificare al meglio tutto quello che ci circonda praticamente, perché credo, certo, che niente sia escluso. Esatto, con una serie di sistemi che sono tutti certificati e che hanno la prerogativa di intanto mettere in sicurezza il locale, quindi riportare il punto zero, ma poi, sì, di riuscire ad attuare delle procedure che siano in parte anche automatizzate o comunque persistenti, per dare una certa continuità a quello che è il punto della sanificazione, che ormai è fondamentale. Se mi è permesso proprio un esempio pratico, sì, lunedì, che è riaperto il mercato di Porta Palazzo, sì, ho assistito a una scena che ha fatto capire che questa cosa esiste, perché a fronte di 2 banchi affiancati di frutta e verdura, sì, uno aveva una mascherina malconcia e senza guanti, quello a fianco aveva addirittura la maschera, quella da chirurgo, quella visiera,
Il risultato era che il banco con la visiera aveva 6 persone in fila, l'altro non aveva nessuno. Certo, questo denota certo, il fatto certo. che le persone in questo momento hanno bisogno di ritrovare fiducia e tranquillità, e quindi non è sufficiente dire ho fatto una spruzzata di una qualunque cosa per risolvere questo problema. La particolarità del trattamento Sanificare è che è persistente, nel senso che non è che si usa per, non lo so, detergere o pulire, disinfettare, sanificare una superficie, ma lo rimane per molto tempo. Sì, questa è una ricerca tecnologica che abbiamo portato avanti e praticamente questo prodotto è una reazione fotocatalitica, per cui una volta dato sulle superfici, qualunque superficie, l'importante è che sia a contatto con la luce, quindi luce naturale o luce artificiale, questa particella, questa molecola è in grado di rimanere attiva anche per 3 mesi, 6 mesi sì? sulla superficie, e facendo sì che nel momento in cui qualche sostanza microbica possa essere messa a contatto con la superficie involontariamente, perché noi non certo. possiamo sapere se siamo portatori di un qualche cosa, certo. viene disgregata. Questo ovviamente inserito in un procedimento di pulizia quotidiana e quant'altro aumenta in maniera esponenziale quella che è la capacità di tutela e di riduzione di quello che può essere il momento che stiamo, le difficoltà del momento che stiamo vivendo. Perdonami, ed è ma fondamentale. Gianluca, una curiosità mia personale: nel momento in cui io sanifico con Sanificare, c'è la sostanza che distrugge le molecole dei virus, dei batteri, eccetera, eccetera, delle muffe, di quant'altro. Nel momento in cui io vado a fare la pulizia ordinaria degli ambienti, non viene via? No, non viene via, perché la particella è una nanotecnologia ed è infinitamente piccola, basti pensare che è la metà di quella che è la grandezza di un virus tradizionale. Questo comporta il fatto che rimanga incastonata nel materiale stesso e sì. venga via solo per abrasione, per sì. quello dura così tanto tempo, perché è chiaro che la pulizia che uno va a fare sì. a lungo andare abrade e consuma certo. qualunque certo. superficie, ma il tempo necessario per fare questa cosa qua è molto prolungata. Non è una sostanza che viene lasciata solo in maniera superficiale, ma si inserisce in maniera importante in quella che è la struttura molecolare della superficie. Quindi c'è anche un'ottimizzazione dei costi. Certo, c'è anche un'ottimizzazione dei costi, ma ripeto, soprattutto la possibilità di poter applicare un bollino all'ingresso delle proprie stanze, all'ingresso della propria attività, facendo percepire che è stato fatto un qualcosa di importante per accogliere quello che è il nostro cliente. Quindi, traendo un attimo le conclusioni, qualunque ambiente può essere sanificato, non c'è nessuna esclusione, quindi anche abitacoli di veicoli, aerei, ambulanze, per dire. In questo momento abbiamo fatto da qualche settimana abbiamo fatto una convenzione con la compagnia dei taxi di Torino, cioè, a cui stiamo facendo sì. la sanificazione interna degli abitacoli dei taxi, proprio perché loro, se uno ci pensa, c'è molta scambio di persone, uno sì. che entra e uno che esce, quindi sì. non possiamo sapere effettivamente quali possono essere le problematiche. Questo è un aiuto ulteriore. Quindi non è necessario sanificare ogni volta che un passeggero lo consigliamo comunque, perché tendenzialmente è sempre un qualcosa in più, ma sì. è questo, proprio questo, che va ad integrare quelli che sono ecco. i processi comunque consigliati sì. per dare comunque maggiore tranquillità e maggiore sicurezza. Ma che meraviglia! E invece con gli indumenti? Beh, con gli indumenti questo prodotto è in grado di essere messo anche sugli indumenti e mantiene una persistenza anche al lavaggio. Sì, da questo punto sì, da questo punto di vista ovviamente, però bisogna anche mantenere sempre una sorta di lucidità. Noi consigliamo di utilizzarlo sulle parti che effettivamente possono essere contatto. E io tipo le suole delle scarpe, ad esempio, ecco.
Potrebbe. Sì, vabbè, sì, la suola delle scarpe, anche se si abrade molto facilmente, quindi tendenzialmente è una parte che consigliamo meno, ma proprio per quello va fatta un'analisi di quella che è la tipologia dell'attività, perché chiaramente ad esempio nei nostri uffici noi abbiamo fatto tutte le scrivanie, le sedie, i computer, la sala riunioni, le porte, sì, e il servizio igienico, sì. Magari in un altro tipo di attività, come potrebbe essere, fammi dire, la pettinatrice, sì, ha senso fare le poltrone dell'attesa, ha senso fare dove si appoggia la testa, le poltroncine. Chiaramente ci sono poi delle parti che non sono a contatto con le persone, quindi dovendo comunque utilizzare i guanti sono già difese. Quindi bisogna andare a ragionare proprio anche nello spirito di non far spendere dei soldi in maniera eccessiva alle varie attività, ma essere mirati, puntuali e a posto. Ti faccio una domanda da veggente sensitivo paragnosta. Sì. Nel caso un'attività, e parlo di quelle che in questo momento non hanno ancora aperto, appunto la ristorazione, sto pensando alla ristorazione, sto parlando anche di estetiste, di parrucchieri, che non, in questo momento non possono lavorare. Nel caso in cui avessero già fatto il trattamento e applicato il protocollo Sanificare, sarebbero in grado già di lavorare in sicurezza? Assolutamente sì, bisogna fare attenzione su un concetto, che alcuni sistemi di sanificazione di cui ne facciamo uso anche noi, sì, sono assolutamente validi, ma il problema principale è che hanno una persistenza pari a zero. Ossia, nel momento in cui l'ho fatto, ha l'utilizzo che ha il gel delle mani, sì, nel momento che le sanifichiamo. Funziona fino a quando noi non tocchiamo nulla in giro, perché dopodiché non ha una persistenza. Noi, la nostra ricerca è proprio in questo ambito, quindi grazie a questo prodotto che viene dato a spruzzo, grazie anche a delle macchine che possono essere prese anche in comodato d'uso e che hanno la possibilità in automatico di fare delle sanificazioni a determinati orari o in maniera continuativa, sì, si ha la possibilità di avere un H24 di quella che è l'igienizzazione e la sanificazione. Fare semplicemente un trattamento di sanificazione tradizionale non ha persistenza, quindi nel momento in cui entrano 2, 3, 4 persone, sì, praticamente l'abitacolo o lo spazio, sì, dell'attività può essere contagiato. Ma voi in perché ogni non caso sai che cosa ne porti dietro, quindi certo, la differenza sostanziale è quella. Un altro ambito dove stiamo lavorando parecchio, ad esempio, sono i condomini, dove andiamo a fare le porte degli ascensori, sì, la cabina dell'ascensore, la pulsantiera, la buca, sì, delle lettere, tutte quelle parti che possono essere oggetto di scambio, sì, e di tocco. Ah, allora diciamo che però comunque questo tipo di informazione chiunque può ottenerle semplicemente contattandovi, nel senso che se qualcuno ha dei dubbi o comunque vuole saperne di più basta semplicemente andare sul sito, o no? Mi pare che basta andare basta andare sul nostro sito, che è www.sanificaretorino.it, o scriverci una mail a info@sanificaretorino.it, oppure chiamando direttamente me o i nostri soci, in particolare il mio numero, che è il 335-49-2261. Allora, Sanificare è una nuova, diciamo, alternativa ai metodi magari un pochino meno persistenti, anzi, per rinnovare e soprattutto mantenere la salubrità e l'idoneità degli ambienti, soprattutto in ambiente lavorativo, ma anche in abitazioni private è possibile farlo, giusto? Certo, assolutamente sì. Ci sono una serie di prodotti, in particolare 4-5, che noi abbiamo distillato tra tutto quello che la tecnologia attuale può proporre, per dare ad ogni tipologia di necessità una risposta efficiente ed efficace. Chissà se magari questo prodotto fosse stato conosciuto, se si fosse conosciuto un po' prima o fosse venuto fuori un po' prima, non avremmo magari avuto il problema delle sovrainfezioni batteriche nelle camere operatorie, perché tu sai che il problema delle resistenze dei batteriche nelle sale operatorie è grandissimo in tutto il mondo. Probabilmente con una sanificazione di questo genere forse si potrebbe ridurre. Sì, no, ma guarda, in realtà dei fatti questo prodotto non è nato ora, è un prodotto
che esiste già da tempo ed era già iniziando iniziando ad essere utilizzato proprio in questi ambiti, che alcune aziende lo inseriscono proprio in fase costruttiva. Ci sono aziende importantissime di piastrelle o di mobili per uso medicale che lo inseriscono già in fase di produzione proprio perché per sfruttare la sua capacità di igienizzazione e di sanificazione completa. Meraviglioso. E non solo, anche ed è verificabile su internet e quant'altro, alcune grandi SPA nell'ambito del calcestruzzo lo stanno inserendo all'interno proprio delle mescole perché ha questa capacità anche di abbattere gli NOx che sono i principali le principali cause dell'inquinamento, e quindi si pensa che costruendo con questo materiale si possa abbattere quello che è l'inquinamento anche cittadino e urbano. Fantastico, veramente fantastico. Allora www.sanificaretorino.it, questo è il sito, lì troveranno tutti i riferimenti. In ogni caso, chi non riesce magari adesso a prendere il numero di telefono o l'indirizzo email, troveranno tutte tutte quello che serve per poterci contattare facilmente. Bene, allora non possiamo fare nient'altro che augurare a voi di sanificare buon lavoro. Ovviamente immagino che in questo momento sarete molto impegnati, perché Penso abbastanza, direi di sì. Difatti sono riuscita ad acchiapparti al volo questa mattina, ma sono contenta perché questo tipo di informazione è quella che vogliamo dare ai nostri ascoltatori, perché questo può essere utile ovviamente nella loro vita sia professionale che privata. Grazie. Grazie, noi è sempre un piacere poter dare qualche aiuto, qualche supporto, quindi ringrazio te, ringrazio tutti e un abbraccio virtuale, perché in questo momento quello si può fare. Certo, grazie Gianluca Vulzovi di Sanificare. Grazie e a presto, ti aspettiamo ancora qui su Radio Dream on Fly prestissimo. Molto volentieri, grazie a tutti, ciao ciao. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.
Buon pomeriggio e bentrovati cari amici ascoltatori di Radio Dreamonfly. Anche oggi, come tutti i lunedì, la Patti vi propone un nuovo appuntamento con dei sogni ai fatti con la Patti. Anche in questa puntata sono particolarmente emozionata perché l'ospite che vi andrò a presentare, che ci terrà compagnia in questo pomeriggio, è un giovane musicista e cantautore country blues, precisamente Sabino, che ho apprezzato sin dal nostro primo incontro qualche anno fa, scrivendo di lui e per lui il suo primo articolo importante. È rimasta una bella amicizia e oggi ho voluto ospitarlo nel mio programma, oltre che per raccontarci del suo bel percorso artistico, anche perché per raggiungere i suoi sogni si è trasferito in Inghilterra. Sto parlando di Leo Giuliani. Ciao Leo, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patrizia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come stai? Tutto bene, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Nonostante il periodo sia un po' particolare, diciamo, ma penso che siamo più o meno tutti nella stessa barca, anche se con opinioni diverse, insomma, cerchiamo tutti quanti di capire dove ci porta il tempo questa situazione. Qui in Italia da oggi si riparte, confidiamo tutti nel buon senso. Tu come stai trascorrendo questo periodo? Io sinceramente, anche se qui in Inghilterra dove mi trovo c'è un po' più libertà nell'uscire già da una settimana, e comunque c'è sempre stata anche da quando abbiamo cominciato hanno cominciato a chiudere le cose, e io sono rimasto piuttosto quasi sempre a casa in realtà, e magari una passeggiata una volta a settimana e comunque uscire per fare la spesa, ma nient'altro. E poi nonostante qui ci sia stato un bel sole e tempo molto anomalo per l'Inghilterra da quando è cominciata la quarantena, quindi capisco la voglia di tutti di fare le passeggiate, perché non c'era questo tempo da poter godere da luglio 2019. Un po' troppo lungo. Un po' troppo. Sì, purtroppo il tempo, il clima è una delle cose magari che mi manca dell'Italia. Ascoltami, io come anticipavo in apertura, insomma, tu sei un musicista, un chitarrista nello specifico, sei un cantautore. Che ricordi hai del tuo approccio con la musica? Beh, io sono stato fortunato ad avere tanta musica in casa a livello di ascolto. Papà e mamma hanno sempre avuto tanti CD, sono sempre stato... insomma, ricordo tanti pomeriggi si ascoltava, c'era questa cosa del CD ancora, o comunque di avere qualcosa di concreto, ma di materiale in mano da poter sfogliare, da poter, insomma, l'atto di mettere il CD nel DVD player è stata una cosa che a me personalmente, insomma, diventava una cosa del pomeriggio. Parte era giocare a giocattoli, parte era giocare con i CD, diciamo, con i dischi di mio papà. E da quando il primo ricordo probabilmente che ho è ascoltare la musica a casa. C'è sempre stata musica in macchina, con le cassette e in casa con i CD. Quindi il tanto ascolto penso abbia influenzato poi la decisione di prendere in mano uno strumento. Secondo me è stato molto importante quello, e tante cose me le sono ritrovate più avanti, magari riprendere dei CD in mano dopo anni, oppure prendere dei CD che non pensavo di aver mai sentito, e magari riconoscere passaggi di chitarra, riconoscere, cantarci sopra, anche con la considerazione che non avevo mai sentito questo disco prima. In realtà li avevo assorbiti tutti da bambino, diciamo. Quali sono state le grandi personalità della musica che hanno influenzato la tua formazione? Tu ti sei avvicinato, hai sperimentato diversi generi, però poi ti sei soffermato sul country blues. Quali sono appunto queste personalità che hanno influenzato la tua formazione?
Sì, c'è l'impronta del, c'è un album degli Eagles in particolare, che è una raccolta di album che ricordo di aver ascoltato veramente all'esaurimento. Quindi gli Eagles, per quanto riguarda il country, sono stati forse la cosa principale da bambino almeno. Poi ovviamente crescendo si scoprono tante altre cose, però penso Eagles Greatest Hits è stato l'album principale per quanto riguarda quel genere. Molto ascolto Dire Straits, molto Rick Clapton, Phil Collins, Genesis, sono del parere di, preferisco Genesis con Phil Collins a Peter Gabriel, e preferisco Peter Gabriel dopo Genesis, ma questa è per il solito, la solita conversazione Genesis con e senza Peter Gabriel. Però grande fan di Phil Collins anche dopo Genesis. Ricordo qualche disco di Zucchero per quanto riguarda il panorama italiano, e Pino Daniele e Ivan Graziani, di cui si parla poco. Mm-hmm. Ivan Graziani, di cui si parla veramente poco, ma che per me era un grande, insomma, è stato un grande di riferimento. Beh, tutti artisti di tutto rispetto, ovviamente. Sì. Risale al 2015, caro Leo, il tuo primo viaggio negli Stati Uniti d'America. Più precisamente stiamo parlando di Filadelfia. Questo è stato un passo importante che ti ha portato poi a spostarti in Inghilterra, dove appunto risiedi ora. E nel corso degli anni, da questa tua scelta è arrivata anche la grande opportunità di suonare con grandi artisti e bluesmen. Che ricordo hai di queste esperienze che hai vissuto, e sei felice di questi traguardi che hai raggiunto in così poco tempo, considerando che oltre ad essere talentuoso sei anche giovane? Sì, io ho sempre la sensazione che vada tutto troppo piano ancora, nonostante insomma qualche soddisfazione sia arrivata. C'è sempre la ricerca di più, di andare avanti, di continuare a scoprire, soprattutto di continuare a ricercare la condivisione del palco con altri artisti, che è una cosa che sento molto in realtà, perché nella musica l'isolamento, specialmente sul palco, è la cosa più lontana da quello che poi è la musica. Che è il portarsi insieme e l'esprimersi tra di noi in un linguaggio diverso dalla lingua. Però tornando a Filadelfia fu il primo viaggio in America, perché l'80% di quello che ascoltavo veniva da là, hanno parte della storia. Il blues, che è una cosa che mi ha fatto scoprire Clapton, ascoltando tanto Clapton sono andato indietro in quello che lui ascoltava. Avevo dischi di B.B. King a casa, quindi è stato parte di un percorso che dovevo fare un salto in America. E diciamo, uno si fa sempre un'idea diversa di poi quello che trova, è normale, e ho imparato a non farmi più aspettative, diciamo, quasi. Però è stato importante capire in che modo il popolo americano vive la musica, nonostante loro poi abbiano i loro usi e costumi, diciamo. Per quanto riguarda il mondo della musica, c'è un attaccamento, c'è un modo di sentire la musica, oltre che ascoltare, un modo di sentirla dentro, che significa tanto per chi suona, perché hai bisogno, quando suoni, di quella risposta da chi ascolta. Quindi fu veramente importante. E poi riconoscere che ad esempio Filadelfia è una grande zona di grandi jazzisti, è stato, mi ha aperto gli occhi di quanta gente fa questo, di quanto è naturale avere uno strumento a casa, di quanto è naturale conoscere determinati artisti e studiare musica. È veramente una bella cosa, e anche se Filadelfia è stato un passo breve, è stato un passo importante per poi voler continuare e tornare in America, dove poi insomma ho avuto altre fortune.
però è stata un'esperienza che mi è servita. E poi ci sono arrivato, ho compiuto 21 anni in America, quindi il primo mese, quasi tutto il primo mese in realtà su tanti pub non mi era dato accesso, perché ero minorenne secondo ovviamente le leggi americane, quindi posti che servono alcol sono vietati ai minorenni, quindi tutti jig joint, o che quasi non ci sono più, ma comunque tutti i blues clubs, non ho avuto accesso a tutti questi club per una venticinquina di giorni, che sono arrivato inizio ottobre, e poi me li sono goduti un pochino prima di dover rientrare in Italia. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori alcune delle tue esperienze? Con chi hai avuto così la possibilità di condividere il palco? Ne hai avuti diversi, anche abbastanza importanti, no? Di artisti. Sì, qui in Inghilterra, il più importante è successo in America, ma ne ho avuto un'esperienza carina anche qui in Inghilterra, sempre però con un musicista americano, che probabilmente... ho notato in Italia è meno conosciuto, gli Allman Brothers non sono ascoltatissimi, però in America sono persone che riempiono stadi, sono persone che hanno suonato alla Casa Bianca più volte, che hanno vinto Grammy, che suonano nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi per chi fa musica, per chi suona blues e jam music è un'esperienza, è stata. E lui è Warren Haynes, che è entrato a far parte della band più avanti, perché la band nasce negli anni 60 e poi hanno avuto diciamo un paio di decessi come molte band di quegli anni, e lui entrò a far parte della band e da lì non si è più fermato, sia a livello artistico personale, sia con gli Allman Brothers, sia con Gary Mule, che è un'altra band, che è un'altra sua band, e ci siamo trovati. Sapevo che avrebbe suonato intorno a dove risiedevo io in Inghilterra all'epoca, e mi sono semplicemente presentato con la chitarra e insomma ci siamo capiti e gli ho detto facciamogli una suonata, e quella è stata una piccola esperienza, ma l'esperienza principale è stata a Chicago inizio 2019, e praticamente qualche mese prima sono stato in contatto con il figlio di Buddy Guy. Ci siamo scambiati vari messaggi, ci siamo scambiati un po' di nostra musica, e io avrei fatto qualche mese dopo le nostre chiacchierate una serata a Roma, e lui sarebbe dovuto essere a Londra e mi ha detto guarda, sono con mia moglie, magari ci facciamo un giro a Roma, ci facciamo una suonata, e quindi è venuto ospite al mio concerto, abbiamo condiviso il palco, ci siamo fatti una chiacchierata e mi ha invitato a Chicago, quindi io la prima opportunità ho fatto un salto a Chicago e poi lì ho conosciuto il padre. Sinceramente è stata una bellissima esperienza, perché loro hanno uno degli ultimi blues club che fanno musica 365 giorni l'anno blues in America, ovviamente a Chicago, e sono stato trattato come uno di famiglia, è stata veramente una bellissima esperienza, e sono tornato a trovarli questo gennaio, perché Buddy Guy ogni gennaio dell'anno, cioè un gennaio solo dell'anno, ma a ogni inizio anno fa un mese di concerti nel suo locale prima poi di tornare in giro per il mondo, e è stata una grande esperienza, perché è stato veramente, veramente bello. E comunque Buddy Guy è una persona alla quale tantissimi si sono ispirati, da Hendrix, che tutti, a chiunque non conosce il mondo della chitarra elettrica, quando viene nominato Hendrix si illuminano, Hendrix, quindi diciamo Hendrix è quasi un allievo, lo stesso Eric Clapton, Jimmy Page con Robert Plant, quindi è stato un bel momento, e insomma lui per l'età che ha va avanti, è indistruttibile perché fa ancora 200 date all'anno in giro per il mondo, e insomma 5-10 mila persone a sera,
Che meraviglia. Ha 83 anni, non si ferma. È fermo adesso, insomma, come il resto del mondo, ma non si ferma. Meraviglia, meraviglia. E a proposito di questo, negli ultimi anni il mercato della musica è cambiato molto. Oggi è certamente più complicato vivere facendo il musicista, soprattutto tra gli emergenti, no? Che cosa significherà poi, appunto, dicevi, si è fermato ora come il mondo, alla luce dei gravi fatti recenti, fare musica oggi in Italia? Pensi di ritornare prima o poi? Guarda, fare musica è ancora di più una scommessa adesso che insomma tutte queste incertezze impediscono un po' all'immaginazione di fare fantasie sul dove suonare, sul come e il quando. Però io capisco anche che gli artisti hanno voglia di dire, hanno voglia di fare, e capisco la gente, il pubblico che ama. Insomma, c'è ancora qualcuno che ama la sera uscire e andare ad ascoltare musica. È un momento particolare, sono sicuro che comunque passerà e ci sarà un ritorno, non alla normalità, però una nuova normalità probabilmente. E il panorama artistico ha fatto talmente. Mi sento che non credo nessuno in questi due mesi, nei passati due mesi, abbia passato giornate senza ascoltare musica, senza vedere un film. C'è sempre qualcosa di artistico nelle loro case, e quindi è una necessità quasi, una cosa come la musica, anche per allontanarsi dal tutto ciò che è troppo concreto, però un concreto imposto. La musica è un'esperienza diversa, è un qualcosa che puoi capire senza dover. È difficile da spiegare, è impossibile definire la parola musica, però è un conforto, diciamo, è un conforto, e molte volte ti senti capito senza che ti viene detto niente, semplicemente ascoltando una canzone. Quindi penso che è una cosa di cui le persone abbiano bisogno e che non può fermarsi. So che ci sono alcune idee, per esempio in America stanno riportando i drive-in per i cinema, e grandi artisti penseranno ai drive-in per la musica. Io non lo so, ho sentito delle cose in Italia riguardanti i teatri e l'aprire i teatri durante tutto il corso della giornata invece che aprirli la sera e far entrare le persone, ovviamente con le varie regole, quindi magari togliere i sedili in platea e far entrare le persone con social distancing, con tutte le loro distanze, però ad ascoltare le prove, a vedere tutto quello che c'è dietro alla serata, perché ci sono. Per mettere su uno show ci vuole veramente tanto, non è solo l'artista o la band che suona la sera, c'è il lavoro delle luci, c'è chi organizza, c'è chi prepara lo stage, c'è il soundcheck per quanto riguarda la musica, poi c'è anche per quanto riguarda il teatro, molte volte le prove teatrali sono più interessanti dell'esibizione stessa, tante volte, quindi potrebbe essere una cosa interessante per le persone vedere tutto ciò, di portare le persone a qualcosa di vero. Perché guardare un concerto su internet è sempre guardare uno schermo, nel senso non hai le stesse sensazioni che hai dal vivo, e se la gente si abitua troppo poi non le cerchi più quelle cose, e sarebbe veramente una perdita. E non lo dico da musicista, lo dico da fan di musica, al quale piace insomma anche stare dalla parte sotto al palco e ascoltare. Io penso che negli ultimi anni c'è stata veramente tantissima. C'è stato un lucro da parte di chi non fa musica sulla musica, mettiamola così. È difficile, capisco che è difficile realizzare che un video su YouTube o su Spotify che ha 20 milioni, mettiamo 20 milioni di visualizzazioni, in realtà l'artista arriva quasi zero. Per 20 milioni di visualizzazioni, e in qualche modo l'artista deve continuare, deve avere un'entrata per poter continuare a fare quello che fa. Quindi una volta, certo, magari i prezzi degli album erano troppo alti, però i concerti costavano pochissimo. Adesso si stabiliscono tutti dei biglietti dei concerti senza rendersi conto che non c'è nessun guadagno sull'album, e fare un album ha tanti costi, tantissimi costi, specialmente per chi decide di andare
di autoprodursi, di andare un po' per conto proprio, perché c'è tutto quel discorso delle case discografiche, non casa discografica, perché negli ultimi anni anche questo è diventata una nuova scelta di tanti artisti, e il mantenere le proprie royalties, perché o i diritti, i famosi diritti, perché sono quelli che a lungo termine pagano poi. Quindi diventa difficile un discorso abbastanza ampio, è molto ampio, esatto, è molto, diciamo che c'è una io spero che le persone tornino magari il vinile, so che c'è un piccolo ritorno del vinile che io ho, perché ascoltare musica sul vinile è ancora meglio del CD, perché il disco sembra vivo. Io ho lo stesso disco in CD e in vinile, e in CD, che è la modalità che avevo sempre ascoltato prima di acquisire il vinile, sembra che ci sia una coperta sopra le casse. Il vinile porta ravviva tutto quanto, perché comunque c'è un qualcosa di analogico che succede. Certo. È come per i chitarristi suonare un amplificatore a valvole, suonare un amplificatore a transistor. Alcune persone piace, però la valvola ti dà una sensazione di vissuto, diciamo, di calore. Certo. Che è qualcosa di diverso. Tu sei anche autore, e benché tu sia italiano hai sempre composto in inglese. Abbiamo ascoltato infatti in apertura Down Under the Blue Line, e poi ascolteremo anche in chiusura un altro brano, ho scelto Don't You Dare. Qual è la tua fonte di ispirazione? Questo è un domandone, nel senso, non c'è, so che è diverso per ognuno di noi, o per chi scrive, non c'è un metodo ricorrente, diciamo. Ci sono persone che magari durante la giornata si mettono lì e dicono oggi mi metto 2 ore a scrivere e quello che esce lo riformulo e in qualche modo ci lavoro sopra. Per me il 90% delle volte viene da una melodia o un qualcosa che sto suonando con la chitarra e arriva l'idea. Non so da dove, non so come, semplicemente arriva, e molto spesso esce fuori un qualcosa del quale capisci il significato molto tempo dopo. Ci sono canzoni c'è qualche canzone che ho scritto per anni, ma ok, ho scritto questa canzone e poi mi è successo qualcosa che mi ha detto capisco questa canzone adesso, capisco come è uscita. È un po' un dirsi qualcosa a noi stessi prima che ce ne rendiamo conto. È un po' particolare, però per me funziona così. Un po' un fermo immagine, diciamo, su quello che ti sta accadendo in quel momento, che poi però lo rivivi e lo metabolizzi dopo. Esatto, anche. Però sai che le canzoni arrivano in modo diverso a ogni persona, quindi quella cosa può significare, la stessa cosa può significare 10 cose diverse, certo, a 10 persone certo, diverse. Dipende ovviamente da chi l'ascolta, lo stato d'animo. Esatto. Quindi ovviamente c'è un universo, si nasconde. Sì, a me per esempio piace poi delle volte tornare ad ascoltare CD che non ho ascoltato da tanto e trovare cose nuove, anche se magari io sono convinto di aver ascoltato quel disco talmente tante volte, di sapere la memoria, e invece poi ritrovi dei passaggi, delle sfumature. O acquisisce un nuovo significato, quindi varia essendo la stessa cosa. Molto filosofici. Molto. A questo punto del tuo percorso artistico, a chi rivolgeresti un ringraziamento speciale e perché? La mia famiglia per aver sopportato i rumori all'inizio, quello che era il rumore all'inizio, e per supportare l'idea di quello che voglio fare, perché generalmente in Italia molto spesso c'è questo concetto, almeno personalmente è quello che mi è capitato, è capitato a persone che suonano con me, amici musicisti, molto spesso c'è il concetto di la musica è solo un hobby, poi ti troverai un lavoro. Sì. Mentre per esempio è un concetto diverso in Inghilterra,
è quasi il contrario delle volte, nonostante anche qui, poi su tanti altri concetti hanno pareri diversi, però sulla musica è diverso, è ancora meglio in America, per quello secondo me è servita l'America, per darmi un punto di vista diverso su quello che volevo fare, che magari in quel momento non riuscivo ad avere. Quindi la mia famiglia, la mia compagna e me stesso per continuare a sbatterci la testa e andare avanti, nonostante insomma tutto quello che succede. Esatto, certo. Esatto. Infatti, a proposito di difficoltà, Dai Sogni ai Fatti è un programma nato proprio per continuare a credere nei propri sogni. Ho ideato proprio questo programma per questo motivo, nonostante le difficoltà che si incontrano nella vita. Sono felice di averti qui nel mio spazio perché ne sei la prova. Parlando di sogni, tu credo insomma ne abbia realizzati già diversi, ma ora qual è il sogno che vorresti realizzare? Più che sogno è un progetto, c'è un progetto, o meglio c'era una data al progetto che sarebbe stata l'inizio di agosto, di questo agosto 2020, c'era in programma la registrazione di un album con un produttore americano pluripremiato ai Grammy, una carriera lunghissima, che ha lavorato con tantissimi, tra cui anche Buddy Guy. Purtroppo questo momento ci ha scombussolato un po' i piani. Ci siamo sentiti ieri, ci stiamo continuando a sentire per vedere come vanno le cose e quando riuscire a rimettere una data. Diciamo, stiamo pensando o alla fine di questo anno o l'anno prossimo, perché comunque è tutto ancora così incerto e non si sa certo. Come si svilupperanno le cose. Certo. Quindi anche per me, non essendo cittadino americano, ho bisogno di fare un visto, è un visto diverso da un visto turistico, quindi ho bisogno di recarmi al consolato, il procedimento è più lungo e poi in questo momento è comunque impossibile viaggiare. Quindi questa è la cosa più importante alla quale in realtà guardo avanti, perché c'è tanto che voglio dire e perché sarà una cosa fatta non professionalmente, di più, nel senso che lui si occuperà di musicisti, degli studio, sarà fatto a Nashville che è una zona musicale, forse uno dei centri musicali del mondo. Non vedo l'ora in realtà, semplicemente ecco. E poi perché è il tuo sogno, dai, diciamolo. sì. Io ormai da sogno lo vedo più, si trasforma in qualcosa, in obiettivo, mettiamola così. Sì, diciamo così, infatti dai sogni ai fatti. Esatto, cerco di fare i fatti, esatto, bravo, cerco di fare bravo. I fatti. Hai a disposizione i microfoni di Radio Dreamonfly per lanciare un messaggio. Cosa vuoi dire agli addetti ai lavori, ai tuoi colleghi, ai tuoi amici? Di essere rispettosi verso il prossimo in questo momento, perché capisco il cercare la propria libertà, ma la nostra libertà non deve levare la libertà al prossimo, e di tenere duro in qualche modo e continuare magari a le interazioni tra persone sono importanti in questo momento, le interazioni con le arti, e in qualche modo insomma se usciremo dal momento, ne sono convinto, e se non usciremo impareremo a conviverci in qualche modo comunque. Leo, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata internazionale, direi. Ringrazio tutti gli amici ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia, che hanno voluto così ascoltarci. Ti auguro di realizzare questi tuoi progetti e di concretizzarli nel più breve tempo possibile. La Patti vi dà appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo di non abbandonare mai i vostri sogni. Ciao Leo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Don't you try to be me.
me, don't you dare try leaving me. Can't you hear me whispering, I love you, babe? My love is real. Cause you're my moon and my light. You're my days and my nights. Don't you dare try leaving me. You're the daughter I wake up with, and the lullaby I need to sleep. There's no man in this world that will live for a better company. Cause you're my moon and my light. You're my days and my nights. Don't you dare live in me. Trovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente avvenuto sulla statale 337 della Val Vigezzo, il traffico è bloccato tra Druogno e Santa Maria Maggiore in entrambe le direzioni, mentre a causa di un mezzo pesante intraversato sulla statale 231 di Santa Vittoria, il traffico è bloccato tra Cinzano d'Alba e l'innesto con la statale 661 delle Langhe in entrambe le direzioni. Si raccomanda la massima prudenza alla guida per le nevicate segnalate su gran parte del territorio piemontese e valdostano. Per maggiori informazioni sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale è a vostra disposizione il nostro canale Twitter e il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Invece alimentano una perturbazione atlantica foriera di precipitazioni anche piuttosto intense su buona parte del nostro paese. Al mattino le piogge interesseranno soprattutto il nord-est, la Liguria, le regioni tirreniche e la Sardegna, con la neve che potrà scendere anche copiosa ma a quote elevate, più asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio condizioni di moderato o forte maltempo al centro e sulla Campania, con rischio di locali nubifragi, specie tra Lazio, Abruzzo e Molise. Piogge diffuse anche al nord, anche forti su Liguria di Levante, Friuli, Venezia Giulia. Più asciutto sui litorali adriatici e all'estremo sud. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Novità, con voi c'è Andrea T per lo spazio dedicato alla musica nuova. Una produzione tutta italiana, quella che segnaliamo quest'oggi. Lei si chiama Shybel e il suo singolo porta il titolo di On My Way. Parla di una ragazza che ha scelto di dare una svolta alla propria vita e che è stata delusa molte volte, ma che ora è molto più forte. Disco novità con Shybel, questa è On My Way. Disco novità. I'm not afraid to die.
Radio Dreamfly. Fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Marile Vitale, ben trovati, siete su Radio Dream on Fly. Anche oggi accogliamo ai nostri microfoni un professionista e ve lo voglio fare conoscere. L'ho raggiunto ovviamente, data la situazione, telefonicamente, e ho con me Giuseppe Vetrò, che saluto subito, un esperto di servizi alle imprese e in particolare sulla telefonia. Buongiorno Giuseppe, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'ospitalità e della opportunità. Insomma, oggi ci conosciamo e voglio far conoscere ai nostri ascoltatori tutto quello che di utile puoi dare alle aziende come servizi, e in particolare vorrei fare anche un focus, che è un po' il tuo punto di forza, sulla telefonia. Ce ne vuoi parlare? Ma guarda, sì, il dato che io mi occupo di telecomunicazione ormai da 17 anni e conosco in profondità quelle che sono le dinamiche del settore e conosco tutti i gestori, quello che è il mio punto di forza è che quando io supporto le aziende non devo vendere un prodotto piuttosto che un altro, devo capire cosa serve al cliente e posso scegliere all'interno di quelle che sono le offerte del periodo, del contesto, quella che più fa il caso del cliente. Non ho nessun tipo di vincolo, sono libero, e questa è una grande forza. E poi sono un tecnico che vende, quindi tendenzialmente, come tutti sanno, i tecnici non riescono a dire bugie. No, anche perché non hai nessun interesse di puntare verso un'azienda o un servizio piuttosto che un altro. Per te sono esattamente, hanno tutti la stessa forza, a seconda però dell'esigenza del cliente. È lì che cambia la questione. Perfetto, il mio obiettivo è che il cliente dopo un anno, due anni sia ancora contento, sia ancora mio cliente, perché in quella logica a quel punto sviluppiamo altri prodotti, ma lo facciamo in una logica di fiducia, dove quello che conta è stabilire che cosa serve o quali sono le esigenze che nel corso del tempo si sono modificate, allora vanno in qualche maniera iterati i servizi di telecomunicazione, i servizi energetici. Giuseppe, in un momento come questo, dove la gran parte delle persone che hanno lavori come il nostro, il lavorare da remoto significa avere una linea telefonica e soprattutto una linea internet assolutamente affidabile. Quanto è importante oggi che le aziende possano avere la sicurezza di avere una connessione stabile e forte? Guarda, tutto più un tema sul quale io a breve pubblicherò anche sulla mia pagina Facebook, che con la scusa posso anche certo, fare pubblicità. Certo. Giuseppe, è il mio nome, Giuseppe Vetrò, quindi la mia pagina Facebook professionale. Sì. Quello su cui io in questo momento mi sto molto focalizzando è il tema dello smart working, perché molti abusano di questo termine, diciamo, di media, esatto, però pochi sanno quelle che sono le implicazioni di servizio. Certo. Ci sono fondamentalmente tre aspetti che vanno considerati: la parte normativa, sulla quale molte aziende ancora non sono compliant con quelle che sono le disposizioni di legge vigenti, e sì, quindi questo è un tema che i vari commercialisti dovranno aiutare i propri, diciamo, clienti a sistemare. Sì. E poi c'è la parte infrastrutturale, ma ci sono due aspetti che sono fondamentali. Sì. Come arrivo all'informazione, cioè come il dipendente o da casa o in un co-working o in uno spazio, diciamo, protetto si collega all'azienda, perché quello sarà il tema del futuro, quindi il come, che può essere con una fibra ottica, con il 4G, e allora caso per caso capire qual è meglio, con che strumento, perché il dipendente potrebbe avere o un proprio dispositivo personale, e allora nasce il problema della sicurezza del dato, perché il dato di un'azienda non dovrebbe stare sul dispositivo personale. Certo. E a quel punto capire su quale piattaforma, se esistono piattaforme che permettono di collegare i dipendenti anche in regime di smart working, anche coloro che non hanno una mail aziendale, perché molti lavorano da casa ma non hanno mail. Ah, certo. Capisci bene che è un tema abbastanza complesso, dove serve una figura che possa fare raccordo, semplificazione, e non dire al cliente di spendere chissà quale cifre, perché oggi i budget sono quelli che sono, quindi bisogna fare economia dove si può e centellinare gli investimenti in assenza di, diciamo, supporti statali, per far sì che però quell'azienda sia funzionante rispettando la legge. A questo serve il consulente a questo punto, no? Perché insomma tutto il panorama che ci si affaccia ad affrontare in un futuro che è già presente praticamente, perché molti di noi stanno già utilizzando lo smart working, no? Per utilizzare questo termine così in voga, ha bisogno di avere chiarezza, soprattutto di ottimizzare i costi, perché questo credo sia fondamentale anche.
sono d'accordo con te. Oggi bisogna comprendere che non bisogna guardare il tema del mero risparmio, punto. Bisogna risparmiare dove si può, dove non esiste un vantaggio competitivo a spendere di più, e destinare delle risorse dove invece oggi alcune aziende sono carenti, perché diversamente nella competizione di mercato, che ormai è diventata sempre più aggressiva, serve essere competitivi. Il tema dell'e-commerce per molti è diventata una necessità, ma se le mie infrastrutture sono vecchie e non le ho ammodernate o non sto facendo nulla per farlo, rischio di essere tagliato fuori dal mercato. E per fare questo devo avere consulenti capaci, imprenditori che abbiano ovviamente visione e poi un team di collaborazioni che mi permette di stare nei budget che ciascuna azienda si dà o si è dovuta dare per reagire a quella che è stata una crisi imprevista e diciamo anche dolorosa che abbiamo vissuto in quadro Covid. Sì, anche perché nell'ottica del Covid, appunto, di tutto quello che sta accadendo, credo che saranno anche un po' da rivedere i target di spesa, no? I budget. Assolutamente, perché quello che un'azienda prima spendeva per il rimborso carburante ai dipendenti, certo, probabilmente oggi non spenderà più se il dipendente resterà a casa. Quello che prima poteva essere una contrattazione ore di lavoro, oggi potrebbe essere la contrattazione obiettivi raggiunti, ma per far sì che gli obiettivi si raggiungano e non si creino alibi dei nostri collaboratori è importante dare strumenti che siano performanti, che ci permettano di lavorare in serenità e di arrivare agli obiettivi lavorativi, perché la vita è davanti e gli obiettivi lavorativi vanno comunque centrati, e le telecomunicazioni sono fondamentali. È brutto stare davanti a un PC e avere internet che non si collega e tu che devi terminare quel lavoro e non lo puoi fare. Sì, parliamo non soltanto, certo, vabbè, io parlo del mio lavoro dove mi occupo di caricare dei contenuti audio abbastanza pesanti, quindi è importante che la connessione sia affidabile e soprattutto sostanziosa, no? Come dire, potente, quindi il segnale arrivi bene, eccetera, eccetera. Mentre invece per tutti gli altri tipi di lavoro io mi domando per le video call o ad esempio le riunioni, insomma, credo che questo sia importante, perché altrimenti non si capisce nemmeno quello che si dice, no? Uno con l'altro. Sono d'accordo, e infatti esistono anche soluzioni nel mondo della telefonia dove questi applicativi vengono venduti a pacchetti e diciamo pagati mese per mese. Questo è importante perché dover pagare delle licenze tutte subito potrebbe essere impattante per un imprenditore. Certo. Avere a volte alcuni gestori, non tutti, che ti danno questa opportunità di pagare la licenza mese per mese ti permette quantomeno di affrontare la tematica con un po' più di serenità. Le videoconferenze sono fondamentali perché sì, c'è anche un bisogno di socialità che in questo regime, diciamo, di pseudo quarantena le persone hanno perso. Non abbiamo più neanche il contatto, in effetti, almeno quello visivo cerchiamo di mantenerlo, tu dici. È fondamentale. Sì. In una riunione quello che molto spesso può fare differenza non è quello che diciamo, ma come lo diciamo e la reazione dell'interlocutore a fronte di una nostra proposta o di un business. Perdere quello può essere molto limitante, e questi strumenti, se ben utilizzati, permettono o un cliente, una congregazione, diciamo, religiosa che, sì, mediante piattaforme, non mi piace fare pubblicità, non è corretto, però no, mediante piattaforme ha potuto riunire i propri partecipanti e superare questo scoglio. Cioè la socialità non deve venire meno, e quindi utilizziamo la tecnologia per far sì che le persone possano sentirsi membri di una comunità. Questo è fondamentale. È bellissimo, tra l'altro, certo, è molto bella come funzione sociale, no? Anche di rapporti a questo punto, anche certo, umani, se vogliamo. E poi c'è un'altra cosa che mi fa venire in mente, proprio in questi giorni, visto che a causa del Covid molti ospiti, io mi occupo di radio televisione, va bene, quindi per me è facile parlare, sto vedendo che molti ospiti sono ospiti negli talk show e nei programmi di opinioni, eccetera eccetera, tantissima, persino durante le dirette del Presidenza del Consiglio i giornalisti hanno delle connessioni terribili dove non si... cioè veramente non si capisce niente. Giuseppe, qui bisogna fare una spiegazione, cioè bisogna contattare questi giornalisti e cercare anche a loro di offrire un servizio un po' più sostanzioso, o no? Guarda, sai cos'è? Che sulle telecomunicazioni, sulla telefonia, così per essere chiari, sì, molto spesso noi consumatori, mi ci metto in mezzo, abbiamo ragionato per preconcetti. Abbiamo ragionato di pancia o per slogan. La verità è che viviamo un mondo in cui questi slogan sono diventati obsoleti. Le reti dei gestori ormai sono veramente sovraccariche.
sì, TIM, Vodafone, Wind, Fastweb, li cito tutti, hanno avuto un grande problema dall'uso intensivo della, diciamo, del consumo di internet. Se Conte in conferenza stampa parla di internet come di un diritto costituzionale che andrebbe inserito appunto in Costituzione, sì, quasi tocca un tema fondamentale, la gestione della rete. Sì. Però qua, anche per dare un'informazione a chi ci ascolta, anche questo sta cambiando. Mentre prima la rete era semplicemente di un gestore, Telecom, l'ex monopolista, sì, la presenza di Open Fiber, quindi la presenza di una reale e vera concorrenza, ha scarniato dei rapporti di forza. Quindi oggi la presenza di Fibra, due anni fa sarebbe stato impensabile lavorare come abbiamo lavorato oggi, con tutte le difficoltà. Oggi, sì, noi in molti contesti abbiamo Fibra perché un competitor di, diciamo, del vecchio monopolista ha creato uno scenario di mercato più esteso. Quindi oggi molti utenti che prima non avevano neanche una buona DSL oggi hanno Fibra. Quindi cosa voglio dire? Bisogna avere un consulente, un professionista che ti guida nel conoscere tutti i gestori, che nel conoscere le coperture dei servizi, le eventuali distanze dalla centrale, la banda che oggettivamente potrei avere, perché ormai queste informazioni si possono avere, e in base a questo capire se fare un tipo di scelta o un altro, o se io opero in un contesto di mercato competitivo, eventualmente spendere qualche quantità in più per essere operativo. Faccio un esempio rapido, sì, un mio cliente che si occupa di spurghi aziendali per privati e deve essere operativo anche in questo periodo, lui ha dovuto spostare la sede a Volterra in un contesto in cui onestamente non c'è nulla, neanche ADSL, ma mediante una soluzione Hyperlan, quindi con ponte radio, lui ha potuto gestire la propria azienda anche da remoto. Meraviglioso. Quindi certo, bisogna essere pronti a gestire il problema e a non fermarsi alla prima difficoltà. Allora, diamo un messaggio chiaro e preciso ai nostri ascoltatori che, come tu ben sai, sono la maggior parte, anzi praticamente tutti, imprenditori o comunque titolari di piccole e medie imprese. Come possiamo fare per dare le indicazioni per poterti contattare ed eventualmente poi sviluppare un piano d'azione? Ah, guardate, io sono presente su Facebook, Giuseppe Vetrò, mi potete trovare, potete chiedermi volentieri il contatto sia sulla pagina personale, sì, o seguirmi sulla pagina business, tanto Giuseppe Vetrò è sempre il mio nome. Ok, perfetto. Sono assolutamente reperibile, là c'è la possibilità di mandarmi un WhatsApp, di scrivermi una mail, nessun problema. Sì. Quello che io voglio trasferire a tutti è che l'eventuale contatto nei miei confronti è gratuito. Sebbene io faccio un'attività di consulenza, non mi interessa assolutamente lucrare da questa condizione di mercato, penso sia anzi utile, certo, aiutare tutti gli imprenditori, perché bisogna creare un messaggio positivo, concreto, non fatto di parole, ma fatto di fatti. Un consiglio a me costa veramente poco, sono mesi di esperienza, li posso mettere sul tavolo. Poi se l'imprenditore vorrà fare dei cambiamenti o delle migliorie con me, sarò ben contento di supportarlo. Diversamente potrà pensare a me come un professionista che anche in una fase di difficoltà gli ha dato un consiglio, e ben venga. Quindi mi potete contattare su Facebook o su LinkedIn, certo, io sono presente un po' su tutti i social, sì, e spiegarmi il problema e eventualmente trovare una possibile soluzione o più soluzioni in base anche a dei budget differenti o delle prospettive che condivise possiamo posso essere oggetto di ragionamento e su quelle creare una soluzione per finale. Anche perché questo momento un po' di ferma credo sia il momento migliore per pianificare il piano d'azione futuro e per potersi attrezzare per le nuove esigenze lavorative e professionali che si stanno verificando. Questo è il momento buono per parlare con te e vedere di migliorare una situazione che magari si trascinava ma che era stata trascurata perché tanto non ce n'era bisogno, ecco. Sono d'accordissimo con te, permettimi di citare Shakespeare che durante la pestilenza di Londra tirò fuori le sue migliori opere teatrali. Ecco. Cioè, non sempre i fermi imposti devono essere vissuti come un dramma. Possono permetterci di rifocalizzarci, di ripensare al nostro piano strategico, di fare formazione, perché in tutto e per tutto possiamo documentarci e migliorarci, e dopodiché fare anche delle valutazioni. La telefonia spesso è uno di quei comparti che non si cambia perché si ha paura di fare cambiamenti quando la macchina è in moto. Non è così vero ormai, tuttavia, visto che oggi la macchina in molti casi, se non è spenta, viaggia a regimi molto bassi, fare dei cambiamenti, delle migliorie potrebbe essere il momento giusto.
Meraviglioso. Più chiaro di così non si può. Grazie al nostro esperto di servizi alle imprese, ma in particolare ne abbiamo parlato molto molto bene e molto chiaramente sulla telefonia, Giuseppe Vetrotti. Cercheremo su Facebook e sulle tue pagine social per poterti contattare, almeno per poter approfondire un attimo e vedere se si può sviluppare una rete più efficace di quanto non lo si abbia mai avuto. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie mille Mariella della disponibilità, siete stati meravigliosi, grazie mille. A te grazie, a presto. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siamo arrivati a giovedì 23 aprile e anche oggi noi, malgrado la quarantena, malgrado il nostro impedimento fisico ad uscire e a fare le cose che eravamo abituati a fare sempre, continuiamo invece la nostra attività radiofonica ad incontrare professionisti e anche oggi abbiamo ai nostri microfoni l'esperto in sicurezza, l'uomo della sicurezza, Francesco Ciano. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati al giorno 52, 56, io non lo so quanti giorni sono passati, Francesco, che non ci vediamo. Perso il conto ormai, dai. Però io so che più sicurezza non si è mai fermata, anzi è foriera di novità, ce le vuoi raccontare? Sì, questa è fresca, quindi abbiamo stretto un accordo con una società che a loro volta offre un servizio, come dire, un po' particolare e innovativo. È un sistema antirapina, l'unico, diciamo, certificato e autorizzato dal Ministero degli Interni. E questo è importante, essere... però specificarlo, che le certificazioni perché... sono importanti, certo. Perché praticamente può essere gestito direttamente dalle forze dell'ordine. Ho capito. Quindi cosa succede? Perché abitualmente tutti i sistemi di videosorveglianza sono gestiti o da istituti di vigilanza o comunque dal privato o comunque dal responsabile della sicurezza dell'azienda che sì. Scatta un allarme o comunque si collega da remoto e verifica quello che succede. Poi lui a sua volta può comunque decidere e fare un'azione. Sì. In questo caso con questo sistema che apparentemente può essere agganciato a qualsiasi sistema di videosorveglianza, quindi in questo caso i miei clienti o comunque clienti nuovi o clienti di altri clienti, quindi ci ha messo questo sistema che è un sistema antirapina, viene premuto praticamente un pulsante o nel caso viene pronunciata la parola magica, quindi possiamo utilizzare il sistema che abbiamo noi, quindi il sistema di attivazione allarme vocale, quindi una rapina, attenzione non mi fare male, partono su una linea privilegiata e criptata delle immagini e arrivano direttamente alle forze dell'ordine. E quindi presso la sala operativa della questura e polizia che sono comunque collegate immediatamente riescono a gestire le segnalazioni. Questo è molto importante perché da remoto riescono a capire, individuare subito che cosa è successo. Certo. Quindi possono capire se c'è un uomo alto 1,80 m con un maglione rosso, quindi che sta facendo la rapina. Quando escono apparentemente possono arrivare le pattuglie, eventualmente anche senza le sirene sanno chi andare a prendere direttamente. E il vantaggio è che poi queste immagini possono essere utilizzate anche ai fini legali. Certo, per l'identificazione, per le prove, insomma. Certo. Tutto questo progetto cade sotto la sicurezza partecipata, quindi vuol dire che in un mondo ideale tutte le telecamere del mondo saranno collegate in un unico punto e le forze dell'ordine si potranno collegare e seguire passo passo un crimine o un criminale che commette qualcosa, lo possono individuare. Faccio un esempio: immaginiamo avessero tutti questo sistema ai negozi di via Roma e fanno una rapina al primo negozio dei portici di via Roma, tutti quanti con le telecamere esterne potrebbero riprendere e le forze dell'ordine potrebbero capire dove va a finire praticamente non può sfuggire al controllo, nel senso che viene beccato di sicuro.
E poi praticamente viene, quando arriva un alert, praticamente il sistema individua in modo preciso sulla mappa, quindi si apre una mappa, quindi in questo caso ricordiamo che, ne so, via Giacomo Leopardi 3, sì. dove siamo noi, sì. E immediatamente si individua un punto e la pattuglia sa con precisione dove andare a beccare il ladro. Ma questa è un'esclusiva che ha più sicurezza? Allora, questo è un servizio che offriamo in più noi, perché questo è stato fatto da una società che si chiama SecureShop e noi abbiamo fatto un accordo, quindi perché non tutti possono, come dire, avere l'onore di poter collaborare con loro e quindi noi abbiamo stretto questo accordo, quindi tramite loro possiamo comunque collegare anche tutti i nostri impianti, gli impianti nuovi. Meraviglioso! Bisogna essere, come dire, certificati per poter fare questo tipo di attività. Sì, non lo può fare mio cugino, ad esempio, no? Mio cugino deve fare altre cose, mio cugino. Sembra quasi una cosa fantascientifica, quindi... quella che stai raccontando, come se fossimo dentro il film di Minority Report, pazzesco. Brava. Praticamente ormai siamo, come dire, questo sistema, tant'è che è stato riconosciuto da Confindustria, Esercenti, Confartigianato, comunque tutte le associazioni di categoria, quello che potrebbe essere i tabaccai, Federfarma, sì. Quindi diciamo che questa è la vera sicurezza partecipata, insomma. Mi vengono in mente anche le gioiellerie, insomma, potrebbe essere un sistema di via anche? Un sistema, scusa? Di via, nel senso che magari i commercianti tutti della stessa catena, nella stessa via, possono essere praticamente insieme per poter eventualmente uno aiutare l'altro, no? Perché così ci si aiuta. Sì, questo potrebbe ricadere nel famoso controllo di vicinato, quindi se tutti praticamente all'interno di quella via lì hanno un sistema di videosorveglianza, quando accade qualcosa, prende le forze dell'ordine, si collega con quella telecamera di quella via dove è scattato l'allarme rapina e loro da remoto sanno con precisione in quella via che cosa succede. E poi la cosa bella è che comunque tutte le forze dell'ordine delle telecamere esterne, se sono autorizzate, loro dalla sua operativa si possono collegare e vedere fuori. Certo, a differenza di... Immaginiamo in una zona di spaccio, io ho la mia telecamera esterna fuori, loro si possono collegare da remoto e vedere prende dall'esterno gli spacciatori e utilizzare quelle immagini. Allora, diciamo che il crimine non è che ha la vita poi così tanto facile, no? Che se uno volesse, no? Diciamo che cerchiamo di complicargliela, dai. Questo è, tu sai che quello è il mio obiettivo. Sì, è un po' la tua fissa, tu non potevi fare nient'altro che questo mestiere, perché... Sì, do anche un po' noia, secondo me, poi alla fine... Assolutamente, uno può avere delle passioni... No, al ladro, dicevo, ma la smetti che mi hai rotto le scatole, tutte queste cose... Ma difatti non compari, a parte le fotografie che mettiamo, però nessuno ti conosce, non sanno che sei tu. Speriamo di no, che non ce la vengono a prendere direttamente con me, però dai. Ogni tanto mi trovo qualche riga sulla macchina. È una casualità. Sì, sì. Io credo che al di sopra di tutto questo, Francesco, devo riconoscerti una grande passione per quello che fai. Se non ci fosse tutta questa passione, non credo che tu potresti raggiungere tutti gli obiettivi che mano a mano, ogni volta, ogni settimana ci racconti. Non sarebbe possibile, perché lavorare per lavorare, ok, va bene, fare sistemi di sicurezza, ok, va bene, però farlo con questa passione ti dà quel valore aggiunto che ti permette di raggiungere gli obiettivi molto molto ambiziosi. Ma sì, diciamo che io ho una grande passione, ho la fortuna che in azienda tutti mi provano a starmi dietro, quindi quando c'è un'idea nuova tutti si mettono all'opera per cercare di realizzarla al meglio. E quindi diciamo che poi alla fine è un lavoro di squadra, perché fossi io da solo, per carità, posso avere tanta buona volontà, ma non devi avere anche chi le mette in pratica, no? Queste follie dici, devo avere comunque qualcuno che capisce che cosa voglio dire e poi le faccia diventare vere, reali. Sì, perché da quando avere un'idea, poi metterla in campo e renderla attiva ci vuole un po', quindi magari sono idee che ci vuole un po' più di tempo e altre che comunque si riesce un po' più, come dire, immediato. E allora dobbiamo fare un applauso, ma non glielo facciamo mai un applauso al tuo team, perché tu hai un team pazzesco. Cioè. Sì, io le ringrazio, che tra l'altro anche in questo periodo di pandemia si sono comunque resi disponibili
a eseguire le attività urgenti, quindi insomma diciamo quello, fortunatamente sono sempre, come dire, comprendono la situazione, quindi con le giuste come dire, protezioni, con il giusto modo di lavorare, quindi abbiamo fatto delle attività, io richiedevo che per entrare nelle case, nelle attività ci fosse una persona sola, le distanze di sicurezza, però come dire, abbiamo cercato di mantenere un servizio sempre abbastanza, come dire, alto. E soprattutto sempre presenti, perché sai che quando non ci sei per un po', alla fine non esisti. Sì, adesso noi, come dire, poi soprattutto con i nostri clienti noi cerchiamo sempre di farci sentire con le nostre novità, quindi abbiamo fatto comunque la promozione del nebbiogeno che sanifica, adesso li contatteremo dopo di una settimana, 10 giorni con il sistema di biosorveglianza collegato direttamente con la questura, quindi cerchiamo sempre di, noi ci manteniamo al passo, noi cerchiamo di avere sempre le novità e cerchiamo di diffonderle il più possibile, che poi quello è l'obiettivo. Beh, questa è l'informazione. Certo, è importante, perché se uno sa che non, cioè se nessuno sa che esistono queste cose, mi domando come fanno a prendere provvedimenti. Ecco, poi alla fine uno sceglie ovviamente, perché magari farà delle informazioni sul mercato, eccetera, eccetera. Però credo che un'informativa sia necessaria, perché altrimenti.